chiamo Marco, noi siamo di 365, ti volevamo chiedere come... ti chiamo Franzoi. Volevamo chiederti, ma... Allora, quest'anno in realtà il cambiamento è stato dal racer al 100% al creatore di contenuti, che vanno dall'adventure alle gare, all'educational, quindi alle social ride, ci sono tante cose che andrò a fare. La e-bike è uno dei veicoli che utilizzerò per crearmi i contenuti. È la bici che principalmente utilizzerò per fare le gare, quindi non farò molte gare, ne farò 7-8 penso in tutto l'anno. Gare che immagino farai in Italia e anche internazionali, o farai solo il circuito italiano? No, sicuramente farò tutto il circuito italiano di enduro, quindi qui farò la parte enduristica, farò le gare di cross country internazionali che ci sono, okay, gli altri circuiti in giro. Quindi come quello appena nato, tipo Monsantan, così? Monsantan è il campionato del mondo che è in prova unica, quindi vediamo un po' le regole di cosa dicono, chi va, le convocazioni, queste cose. Però sicuramente il cross country rimane nel mio background e continuerò a girare il cross country e di conseguenza farò un po'. Adesso si inventerà anche il ciclocross in elettrico, ritorni, portare a spalla la batteria. Who knows? Quindi la tua figura è ambassador quest'anno sostanzialmente, fare l'ambassador per Focus. Quindi... Sì, la mia figura è quella di un atleta che fa un passo in avanti nella sua carriera e decide di continuare a correre in bici perché gli piace un sacco, ma di andare a trasmettere la sua passione per la bici facendo tante altre cose. E quindi io credo molto nel fatto che per fare un passo in avanti devo muovermi, fare diverse cose, perché comunque il mondo del cross country competition è abbastanza di nicchia, quindi non riesci a toccare tanti argomenti e non riesci a stare con la community. Sì, qua ti puoi proprio svagare in tutto quello che è la creatività. Sì, se ho un contenuto educational lo faccio con uno dei miei media partner, se ce ne ho uno adventure lo faccio con un altro media partner, che potrebbe essere appunto Red Bull, e quindi in base a quello che vado a creare, bello, molto veicolo. Molto interessante, quindi diciamo che quest'anno comunque punti anche ha un risultato in quello che è il circuito, nel senso punti anche la classifica o più... Mentirei dicendo che non punto alla classifica, okay. Io vado a fare le gare per diversi motivi, il primo è che mi piace fare le gare, certo, quindi mi piace andare veloce, sicuramente siamo qua per fare le gare e per andare veloce, ecco. Poi ci sono regole che per noi sono nuove, ci sono piloti che per noi sono nuovi, quindi bisogna capire poi come veramente tempi alla mano funziona la situazione, però io sono uno competitivo e poi faccio le gare perché lo sviluppo del materiale è molto importante. Vabbè, certo, io arrivo da un mondo competition di cross country e ciclocross dove lo sviluppo ti assicuro che è fondamentale in competizione, altrimenti non riesci a portare la bici a un certo livello. Queste bici sono quelle che hanno la crescita più forte al momento nel mercato e nel business, ma sono quelle che non hanno le gare, quindi le gare sono necessarie per sviluppare il prodotto, perché il consumatore finale quando va a usare una bici ha bisogno di utilizzare un mezzo che sia perfetto, che in ogni situazione funzioni, e noi siamo in loro testa. E quindi ecco, questi sono un po'. E poi creare contenuto racing, sono tranquilli per tutto. Quindi favorito, tra i favoriti di questo circuito quest'anno? Ma dicono così, poi io sono nuovo, quindi devo un po' vedere come va. Sicuramente dopo 2 giorni di prove è emerso quello che già un po' pensavo, o meglio, in bici bene o male ci so andare, e quindi su un sentiero che non è troppo difficile come quello di Rocchetta Velgo in discesa ho fatto un bel tempo, penso di avere il secondo tempo assoluto, mentre in salita bisogna un po' imparare il motore, gestirlo, e bene o male la tecnica ce l'ho, il fisico potrei anche averlo, nel senso che voglio dire correvo fino a ieri cross-country, quindi possono allenato, anche se mi manca un po' di base perché comunque quest'inverno ho dovuto lavorare tantissimo per la creazione di tutto questo, e manca un po' capire se il motore si può gestire, le tarature, io non so cosa fanno gli altri, è un mondo nuovo. So che io sono a motore stock e le cose per me vanno bene, mi diverto, vedo che prendo una gran parte di salita, ma in qualche modo sì, quello forse è il bello di questo mondo, che è tutto in sviluppo, in crescita. Assolutamente, infatti la cosa interessante è che la creatività va nei contenuti, ma in tutto il mondo, soprattutto elettrico, ci sono tante cose da fare e sviluppare, per me è molto divertente. Cosa ti è piaciuto di più? Sul format
Il format credo sia fantastico, è azzeccatissimo. Due giorni di prove dove ognuno fa le prove che crede di fare, no? Nel senso che ognuno è un livello a inizio stagione diverso dagli altri. Io ho passato un po' di tempo sulla bici, ma a livello manageriale ho dovuto lavorare tantissimo. Quindi comunque questo per me sono due giorni che valgono oro, sono due test veri e propri. Ho fatto tante modifiche, ho fatto tanti cambiamenti sul mezzo, quasi tutti positivi, i tempi sono sempre abbassati progressivamente, quindi sono molto contento, il format è perfetto, che dire, non è una gara, e qualcuno l'ha presa un po' come una gara, come una gara pronti via dal sabato. Mi ricordo la prima run del sabato, la gente era già in coda in bus per partire a fare il tempo. Sì. Mentre il bello, e continuo a dirlo, io sono un rompipalle, fatemelo dire, il bello della bici, soprattutto elettrica, che tu ti puoi divertire. C'è tutta la mettevine e quindi ti facevi la tua sedichina, la tua discesa, ti facevi magari 5-6 run, mentre se vai tutto in bus cosa ne vuoi fare? 3-4? O la batteria finisce, o tu comunque, voglio dire, il motore tira. Quindi sicuramente la bici elettrica è una bici che ti permette di divertirti, e questa è una cosa che io voglio comunicare e veicolare. Divertitevi sulla bicicletta, poi certo. È chiaro che il tempo, voglio dire, voglio battere terza, vuoi battere me, ci sta. La competitività, però, per cui ci però, si prendiamo una gara. Enjoy, cioè è troppo bello avere due giorni dove puoi provare, sei ultimo, primo, chi se ne frega, non c'è una vera e propria classifica, divertiti, no? Ti fanno una speciale tutta fettucciata, in salita, in discesa, con gli intertempi, ma che è Natale praticamente. Sì, è vero. Quindi, cioè, complimenti agli organizzatori perché è una bella idea. Ottimo. E non so, te cosa ti aspetti a livello, oltre a livello agonistico, oltre a livello lavorativo che abbiamo parlato prima, da questo circuito, proprio a livello personale? Allora, mi aspetto cose nuove e diverse. Mi aspetto un circuito che sia un mix tra il gravity e il cross country, cioè okay. Comunque penso che Franco sia abbastanza intelligente da mettere le sue idee su carta e su pista, e Franco è uno che ha sempre spinto la bici in toco, cioè non dobbiamo solo scendere, e ti parla uno che, voglio dire, oggi è il secondo tempo in discesa, il quindicesimo in salita, ma quindi la salita non è il mio punto forte oggi. Posso interromperti? Vai. Questo qua è anche per dire, per esempio, chi pensa, da tanti parlano, cazzarola, i cross countryisti salita vanno fortissimo, in discesa ma sai, la roba non è nuova, non è proprio detto, non è proprio uno stereotipo che secondo me è così, perché anche io personalmente ogni tanto, visto cross countryisti a finale, ti faccio la guida finale, sì, cazzarola, vengono i team di Scott, vengono così, vanno. Secondo me arriverebbero tranquillamente nei 10 in Coppa del Mondo Enduro. Sì, tanti, nei 10 è un po' azzardato, però diciamo che in discesa andiamo bene. Quello che voglio dire è, le bici ci permettono di divertirci in salita e in discesa, quindi facciamo delle speciali che siano miste, perché ci divertiamo di più, è un po', fai proprio un giro, anziché, cioè sarebbe minimizzarlo fare una salita sull'asfalto e una discesa in mezzo ai sassi. Bravo, sono sarebbe d'accordo. Un peccato, a prescindere da se vinco io vinci tu, non mi interessa, io sono per comunicare la bellezza, la gioia nell'andare in bicicletta. Se vuoi godere in bici, questa ti fa godere su e giù. E secondo me, da questo circuito mi aspetto prove anche molto diverse una dall'altra, dove c'è della salita, della discesa, insomma, della roccia, del bagnato, e quindi non vedo l'ora. Esatto. Ottimo. E quindi, dai, forza Franzoi allora. No, ma scherzi. Allora, io sempre, voglio dire, la competizione c'è, è sana, a volte ci sono delle sportellate, però... Non riesco a portare rancore con uno, ti giuro. Non è una cosa che... Non so come dire. Quello che succede in gara, succede in gara. Poi dopo, voglio dire, uno ti può stare un po' più sui maroni, meno sui maroni. Ma... Giusto per cosa, perché prima di iniziare l'intervista parlavamo che io da ragazzino, quando lui correva in ciclocross, avevi 23-24 anni forse, no 25, quella... Vabbè, comunque... Così io ero ragazzino, ero allievo, 13-14 anni, ero a vedere un campionato italiano in cui lui è arrivato secondo dietro Franzoi, che all'epoca Franzoi era il mio idolo, andavo a vederlo tutto, allora abbiamo iniziato scherzando su questo fatto. Non dimentichiamo che insomma Franzo ha fatto dei podi in Coppa del Mondo di ciclocross, ha fatto un podio al mondiale in Belgio, ha fatto nei 10 alla Parigi-Roubaix, cioè un conto è dire ok, questo non mi sta simpatico, no? Anch'io tifo Valentino Rossi, no? Voglio dire, però... Lorenzo ti può star simpatico o meno, ma ha vinto 5 mondiali e non si discute per me. Punto. La parte sportiva, tu puoi tifare per Prost, Senna, Schumacher o Raikkonen o chi vuoi,
ma bisogna capire lo sport. Questo è un altro messaggio da mandare. Lo sport, cioè stiamo facendo sport. È giusto ed è corretto far capire che uno si impegna, ti sta sui marroni, vabbè. Però non lo sputare, non tirargli i sassi e i pomodori, cazzarola, cioè, capito? Come succede al Tour de France a volte. Tu ti fa per chi vuoi, ma applaudi tutti, vince, non insultare. Sono tutti atleti, no? Che si stanno impegnando. Quindi, per qualcosa. Quindi nel caso Franzoi voglio dire andata come andata, ma. Cioè, bellissime parole, Marco, direi che ti ringraziamo molto per l'intervista. Yes. E ci vediamo. Grazie. Presto ci vediamo ad Alassio, grazie.